Prima di cominciare con il video ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale. Grazie mille Giuseppe Galante, Legend trattino basso, Fede BLK trattino basso, MK, mamma quante cavolo di K ci sono, Mario Massa 09, il King Supremo è Lorenzo con la Ruvolo. Mi raccomando, premi anche tu il tasto abbonati, scegli il livello di abbonamento che più fa per te, avrai la mia richiesta, vieni salutato nel prossimo video e giochi sempre con me, è super divertente. Abbonati ora, io ti aspetto in famiglia. Amici miei, il super evento finale è arrivato su Fortnite. E beh, non sto scherzando. Prima di cominciare, io ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Quindi mi raccomando, iscriviti ora. Ed è della nuova season del supporto creatore in basso a destra. Inserisce l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe-X97, tutto maiuscolo. Proprio come puoi vedere qui dietro di Menen. And qui sotto di Menen. Mi hai capito? Perché è importantissimo. Cosa ho detto? Proprio come detto dal titolo, il super evento finale è arrivato adesso su Fortnite. È stato trovato lo starter pack dell'evento all'interno dei file di gioco. E ti sto dicendo quella che è la verità, come sono uno dei più grandi leakers in Europa. Ormai mi conoscete tutti. Se non mi conosci, iscriviti subito, non te ne pentirai. Ed ecco qui, guardate un po', qui si rifà all'evento finale passato, dove c'era Jonesy con Fondazione che dovevano scappare dall'ordine immaginario. Ma vabbè, a parte ciò, tu ti chiederai già, l'evento finale a che ora inizia? Amici miei, in un certo senso è già iniziato perché è arrivato sulla mappa, ma l'orario ufficiale confermato per l'evento è oggi 19 marzo, poi dipende quando cavoli chi stai guardando questo video, alle ore 22. Sì, hai capito bene, alle 22. Cosa succederà prima? Beh, alle 21 niente più sarà giocabile su Fortnite. Non si potrà più giocare nei server privati né in arena. Potrai semplicemente fare delle partite normali in singolo, duo, trio e squad. Verrà disattivata anche la modalità creativa un'ora prima dell'evento. E alle 22 in punto, beh, verremo teletrasportati come per magia nell'inizio del nuovo evento in un'altra dimensione. Ora ti spiego meglio, ma mi raccomando, seguimi per tutto il video, guardalo fino alla fine, non skippare neanche un secondo, se no ti perderai delle cose importantissime, mi raccomando, perché ti insegnerò a fare le divisioni. Ma che cavolo sto dicendo? Vabbè, senti, a parte questo, l'evento durerà 25 minuti, quindi beh, sono tanti. Ti immagini tu con i tuoi amichetti 25 minuti a guardare dei mostri che combattono, a guardare delle esplosioni gigantesche? Ma guarda chi c'è alle mie spalle, lui lo conosce, sì. No, no, non ti sto parlando del cagnolino col fucile in mano, vabbè che un carlino non può avere un fucilino. Però guarda un po' qui, Fortnite per Marvel Zero War, lui è Wolverine. Lo sai che Wolverine sarà presente nell'evento finale? Proprio lui, questo boss cattivo con i suoi artigli. L'evento sarà Monster vs The Foundation vs The Origin, quindi assisteremo ad un combattimento incredibile dove si scontreranno dei titani, dei giganti, e noi dovremmo intervenire per sconfiggere il mostro, quindi per aiutare Origin e Fondazione. Ora, se muori non potrai più rinascere, è la tua unica possibilità quella di giocare bene per restare nell'evento. Altrimenti, se muori dovrai aspettare i tuoi compagni. Se anche i tuoi compagni muoiono, dovrai aspettare qualche player a caso nella lobby. Altra cosa importante, l'evento si giocherà in squad. La modalità si chiamerà, penso, Zero War, una roba simile, guerra zero, oppure reality war, però comunque ormai è certo che sarà una guerra in squad. Chiaramente io ti invito ad abbonarti ora al canale, perché posso invitare in lobby per guardare l'evento chi si abbona. Quindi mi raccomando, premi subito il tasto abbonati, scegli il colore che più ti piace. Insomma, il mio colore preferito è il rosso, l'arancione, però tu puoi scegliere il tuo colore preferito tra azzurro, giallo, verde, ci sono tantissimi colori, un po' come l'arcobaleno. Abbonati subito e verrai in lobby per guardare l'evento insieme, e potrai vantarti con tutti i tuoi amici perché hai visto l'evento proprio con Joe-X97 in persona. Ah, cavolicchi, ma qui fa troppo caldo. Arriveranno immediatamente due skin. Avremo la skin di SpongeBob e la skin di Donatello, la tartaruga ninja più forte che c'è, la tartaruga ninja che mangia sempre la pizza. Ah, che buona la pizza, voglio essere una tartaruga ninja. Vabbè, però non sono una tartaruga ninja. Altra cosa importantissima, molti avete detto non c'è il timer, quindi l'evento finale non si farà. Niente di più sbagliato, questo è il primo evento a sorpresa senza timer che la Epic ha organizzato. Infatti, beh, è troppo facile dire c'è l'evento, vedi il timer, il countdown, beh, ormai sai che c'è l'evento, è scontato, è banale. Qui invece la Epic vuole mettere un po' più di sale, un po' più di pepe, sì, proprio come Carlo Cracco, stanno facendo una ricetta, poi ti mette il sale così. No, vabbè, sto scherzando, però vogliono fare un effetto sorpresa a tutti noi budini, perché, insomma, siamo più contenti così. Quindi mi raccomando, molti mi avete detto io non gioco a Fortnite, tanto l'evento non ci sarà,
mi vado a coricare presto. Assolutamente no, dovete essere live qui nel mio canale, perché la inizieremo prima dell'evento e stai in lobby su Fortnite. Raga, mi raccomando, non chiudete il gioco, se no non vi farà più entrare. Il mio consiglio e il consiglio dei leakers migliori in Europa, tra cui anche me chiaramente, è quello di aprire Fortnite direttamente alle 20, quindi 2 ore prima, se no c'è il rischio, come è capitato a me per il cambio di capitolo dal capitolo 1 al capitolo 2, che non mi ha fatto proprio entrare su Fortnite. Io stavo per crepare perché volevo giocare, volevo insomma vivermi l'evento, non sono entrato, l'ho perso, ma quello è un altro discorso. Guardate intanto che figa sta animazione con questa super skin che mi punta una pistola addosso. Beh, è molto molto bella. Ma guardate un po' che twitta il mio amico Apex: "Here's some content that was big." Ma che cavolo stai dicendo? Ah vabbè, comunque qui ci sono alcuni contenuti che saranno rilasciati in questa nuova stagione 2, come ad esempio il Double Deagle, quindi la doppia pistola, la Deagle leggendaria, Jetpack Chest. E sì, perché uno dei, tra virgolette, chiamiamoli veicoli che ritornerà è proprio questo che vedete alle mie spalle, e che sta usando Tony Stark. Chi è Tony Stark? L'attore che fa Iron Man. Comunque è un jetpack che ti fa volare molto molto in alto, e tra una ricarica e l'altra per volare dovrai aspettare 1 minuto e mezzo, quindi beh, non è neanche tantissimo. Altra cosa, parliamo delle armi. Mi avete chiesto: ritorneranno le armi vecchie? Oh sì raga, ritornerà lo Scarak nella sua versione epica e leggendaria in game, il pompa del nonno è stato ormai ufficializzato, e si potrà fare anche il double pump, quindi ritornerà pure disponibile una tecnica segreta samurai che tutti i giocatori facevano nel capitolo 1. Beh, io però non l'ho potuta fare perché ancora non giocavo. E poi ritornerà anche un bazooka, però non so se ve lo ricordate, un bazooka che tipo tu lo lanci e lancia una zucca e la zucca esplode. Beh, a questo punto possono fare un bazooka che spara una zucchina e la zucchina, vabbè, era divertentissimo. Ma Star Wars The Rise of Skywalker, amici miei, oltre a queste armi torneranno anche delle spade. Ma no, la spada di Zorro, io ti parlo della spada laser di Star Wars, perché Star Wars, o almeno i personaggi di Star Wars, saranno presenti anche nell'evento finale. Infatti arriveranno con le loro navicelle per sconfiggere il mostro, perché siccome il mostro è troppo troppo alto e origine e fondazione non sono poi così forti, quindi i personaggi di Star Wars con le loro super navicelle spaziali arrivano dall'alto e mal di gola, mamma, combatteranno contro il mostro, gli spareranno con le loro super navi incredibili, perché dovete capire che le navicelle di Star Wars sono la cosa più potente al mondo, e beh, abbatteranno il mostro, anche se ci sarà un morto, un ferito molto grave, che leader squadra delle coccole, il nostro amato orsacchiotto, potrà essere ucciso dal mostro, almeno in base a quello che è stato mostrato nel trailer dell'evento finale. Andatevi a vedere i miei video precedenti se ancora non li avete visti, perché vi ho mostrato il trailer della nuova season, il trailer dell'evento finale, il pass battaglia. Se hai trovato utili queste news, iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, devi condividerlo con tutti i tuoi amici, perché è giusto che anche loro sappiano quello che succederà tra pochissime ore. E io ti aspetto in live qui sul mio canale YouTube questa sera per vedere l'evento insieme e aspettare l'arrivo della nuova season divertendoci in live. Mi raccomando, Budino, io ti aspetto, non mancare, fai il bravo, ciao ciao e abbonati.